Bentornati nuovamente a una trasmissione del nostro programma Kyrios, in cui stiamo conoscendo Gesù dalla mano degli evangelisti. Oggi è il turno dell'evangelista San Giovanni, che avevamo già iniziato a vedere nell'ultima trasmissione di questo programma. Andiamo ad approfondire le caratteristiche di Gesù, forse per noi sconosciute o poco conosciute, o trattate con precisione dall'Evangelista, ampiamente nel suo Vangelo, e che ci danno un resoconto di chi è Gesù. Ci aiutano a conoscere più profondamente l'identità di Gesù. Ma prima di iniziare la nostra riflessione, vi invito a pregare per metterci nelle mani del Signore, affinché lo Spirito Santo, lo stesso che ha ispirato il Vangelo di San Giovanni, sia colui che guida la nostra riflessione in questa occasione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, vogliamo conoscerti per poterti amare e poterti seguire. Pertanto, ti ringraziamo per il grande dono che ci hai lasciato nei Vangeli, che sono per noi un mezzo per conoscerti da vicino. Grazie, Signore, perché nel Vangelo non solo le tue parole, ma anche le tue azioni sono per noi un modello di azione. Aiutaci a scoprire nel Vangelo di San Giovanni i tratti e le caratteristiche che volevi rivelarci della tua persona, in modo che conoscendoti meglio ti possiamo amare di più e ti seguiamo con più impegno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, ora è la volta di una caratteristica di Gesù molto eccezionale nel suo Vangelo. Parliamo delle formule della rivelazione. Io sono. È molto caratteristico del Vangelo di San Giovanni che Gesù usa l'espressione io sono e la usa ampiamente, la utilizza abbondantemente. È una formula di identificazione. È vero che se ci viene chiesto in merito alla nostra identità, rispondiamo io sono. Nel caso di Gesù, dovremmo fare riferimento all'Antico Testamento per poter capire l'impronta, l'importanza di questo titolo. Va ricordato che la rivelazione dell'Antico Testamento ha avuto diversi momenti e uno di questi molto significativo è stato quando Mosè si è imbattuto in Dio nel roveto ardente. Il roveto ardente che non si consumava, e quando Mosè incontrò Dio, gli affida una missione di andare a portare fuori la sua gente dall'Egitto. Ma Mosè dice al Signore Yahweh, Dio, e quando mi chiederanno chi ti manda, cosa dirò? E Dio gli dice, di loro che io sono, e gli manda da voi. Questo è il nome di Dio. Nell'Antico Testamento, Yahweh. Questo nome è impronunciabile per gli ebrei, perché c'è un grande rispetto reverenziale per il nome di Dio, Yahweh. Quando incontrano il nome di Dio per iscritto, non lo pronunciano, mantengono un silenzio reverenziale, o pronunciano un altro nome, cioè Adonai, mio Signore, io sono, ego e mi, così appare nel Vangelo di San Giovanni, quando Gesù dice io sono. Evidentemente San Giovanni sta facendo un chiaro riferimento
alla divinità di Gesù. Dovremmo riflettere in dettaglio su questo titolo, in modo da poterlo comprendere in tutta la sua profondità. E San Giovanni, quindi, l'espressione «Io sono» è una rivelazione che indica la condizione divina di Gesù. È un'allusione al nome divino che è stato rivelato a Mosè da Dio in quell'episodio del rovetto ardente. E disse Dio a Mosè: «Io sono quello che sono». Così risponderete ai figli di Israele: «Io sono e mi manda da voi». Quindi questo appare nel libro dell'Esodo, capitolo 3, versetto 14. Ci sono quattro passi in cui Gesù usa chiaramente l'espressione e allude al nome divino. Quattro passaggi che ora ricorderemo. Per esempio, nel capitolo 8, versetto 24, Gesù dice: «Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati». Evidentemente Gesù è qui attribuendo un titolo che è il titolo divino, il titolo che si riferisce a Dio nell'Antico Testamento. «Se non credi che io sia, morirai nei tuoi peccati». Nel capitolo 8, versetto 28, Gesù dice anche: «Quando avranno innalzato il figlio dell'uomo, allora sapranno che io sono». Che curioso che Gesù dica questo, perché si riferisce alla sua passione, si riferisce alla sua morte, ma in realtà si riferisce alla sua risurrezione, alla sua glorificazione, perché quando avranno innalzato il figlio dell'uomo, intendo tutte queste cose nell'ora della gloria. E poi Gesù dice: «Allora saprete che io sono e che non faccio nulla da solo, ma che non è quello che il Padre mi ha insegnato, questo è ciò che dico. Io sono». C'è di nuovo questo titolo che è presente sulle labbra di Gesù per indicare la sua condizione divina. Nel capitolo 8, versetto 58, Gesù rispose loro: «In verità vi dico, prima che Abramo esistesse, io sono». Abramo era esistito diversi secoli prima di Gesù, ma ora Gesù, parlando ai giudei, dice loro: «Prima che Abramo esistesse, io sono». Ma se Gesù era entrato in una certa epoca, sì, ma Gesù sta parlando della sua condizione divina, della sua condizione preesistente. Prima di incarnarsi, Gesù esisteva come figlio eterno del Padre. Nel 13:19, il Vangelo di San Giovanni dice: «Ve lo dico d'ora in poi, prima che accada, affinché quando accadrà, crediate che io sono». «Io sono» è un titolo divino. È un titolo che parla della condizione divina di Gesù e che dobbiamo tenere presente. È un'allusione, quindi, al nome che fu rivelato da Dio a Mosè. Nel capitolo 18, versetto 5, Gesù risponde a coloro che stanno per arrestarlo. Quando chiedono, quando dicono alla domanda di Gesù: «A chi cercano?» Gesù, il Nazareno, e dice: «Io sono». Una risposta che lascia perplessi e stupiti coloro che cercheranno di comprenderlo, perché il Vangelo dice che cominciarono a ritirarsi e caddero con la faccia a terra. Gesù si è riferito al titolo divino: «Io sono». Il fatto che siano caduti a terra implica che Gesù si presenta come un essere divino. È una rivelazione che ha un'impronta molto grande, molto importante. L'espressione «Io sono» indica la divinità di Gesù. Gesù si identifica a colui che ha parlato in rivelazione sull'Oreb, che Mosè si era ritrovato con il rovetto ardente. Fu nell'Oreb dove Dio rivelò il suo nome, un uomo precedentemente sconosciuto.
E qui possiamo parlare della teologia del nome. Non possiamo soffermarci eccessivamente su di esso, ma è necessario che ci fermiamo almeno per un po' a capire il nome. Nell'Antico Testamento ha una nozione di soggezione. Ecco perché Dio non aveva nome. Ed è per questo che il nome di Dio un uomo non lo dovrebbe pronunciare. Ricordiamoci di questo: quando Dio creò l'uomo e poi diede a lui il potere di dare un nome a tutte le opere della creazione che erano soggette a lui, perché colui che mette il nome ha autorità su ciò che è nominato. E così, perché Dio, poi Dio non voleva che il suo nome venisse usato come forma di manipolazione, perché è così che siamo noi esseri umani. A volte vogliamo manipolare Dio. Dio, vogliamo ricattarlo, vogliamo manipolarlo a nostro piacimento. E Dio non permette che ciò sia possibile. Quando Gesù dice, io sono, non è che sta dicendo il suo nome. Già lo conosciamo il nome di Gesù, Yeshua, che è Yahweh, ma qui Gesù sta rivendicando il titolo divino rivelato per l'amore di Dio a Mosè, un titolo davvero impressionante per tutto il bagaglio culturale dell'Antico Testamento che tiene. In altri casi l'espressione io sono è certamente completata da un'attribuzione e la troviamo in tutto il Vangelo di San Giovanni. Il Vangelo di San Giovanni è pieno di queste espressioni, espressioni molto significative. Ad esempio, nel Vangelo di San Giovanni, capitolo 4, 26, Gesù dice: io sono il Messia, io sono il Messia. Ora troviamo anche che nel capitolo 6, versetti da 35 a 48, Gesù dice: io sono il pane della vita. Cioè, a volte il titolo che sono non appare da solo, ma accompagnato da qualche attribuzione. Io sono il pane della vita. Ricordiamoci che era una conseguenza di tutto l'insegnamento che Gesù stava per pronunciare nella sinagoga di Cafarnao, dove Gesù si sarebbe rivelato come l'unico che poteva soddisfare la fame e la sete che hanno gli uomini. Io sono il pane della vita. Colui che viene a nutrire il mondo, colui che viene a nutrire l'uomo, colui che viene a saziare l'essere umano in modo definitivo. Quanto è importante quindi comprendere questi titoli e il loro significato più profondo. Lo troviamo nel capitolo 6 del Vangelo di San Giovanni. Ora sono la luce del mondo. Gesù dice questo nel capitolo 8, versetto 12, nel capitolo 9, versetto 15. Ricordiamoci che una rivelazione come questa è sempre preceduta da un intero evento, da un intero passaggio. Quando Gesù ha fatto questa rivelazione, io sono la luce del mondo, dopo aver dato la vista al cieco della nascita, dopo aver fatto vedere a un cieco, e quando Gesù compie quell'azione simbolica così significativa, allora afferma con forza e chiarezza: io sono la luce del mondo. Infatti, Gesù è la luce che è venuta a illuminare le tenebre di questo mondo. Dal prologo di San Giovanni l'avevamo sentito: la luce brilla nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. La luce è Gesù. L'oscurità, il regno del male, il regno di Satana e dei suoi servitori di questo mondo vuole riempire di tenebre e oscurità la terra, ma Gesù è venuto per illuminare, è venuto per fare luce. Per questo troviamo che nel Vangelo c'è questa espressione: io sono la luce del mondo. Come ho detto, a seguito di un'azione molto potente in cui Gesù ha dato vista a un uomo cieco dalla nascita, questo miracolo è stato così impressionante che infatti anche le autorità religiose di Israele si chiedono cosa sia successo. Interrogano i loro genitori, alla fine lo stesso cieco
finisce per testimoniare di Gesù: so che quest'uomo viene da Dio per le opere che fa. Bene, restiamo ora con questa idea tanto importante. Gesù è la luce del mondo. Gesù viene ad illuminare le tenebre del peccato e del male che a volte vogliono dominare il mondo. Gesù è colui che si è fatto luce, noi dobbiamo lasciarci illuminare da Lui. Vi invito quindi a che questo blocco di riflessioni lo concludiamo con questa idea che dobbiamo prendere a cuore. Gesù è la luce del mondo, pertanto dobbiamo lasciarci illuminare da essa. Continuiamo ora con la seconda parte di questa caratteristica di Gesù nel Vangelo di San Giovanni. Le formule della rivelazione Io sono, come ho detto, sono molto caratteristiche di questo evangelista. Io sono la luce del mondo. Abbiamo detto che Gesù si rivela come colui che è venuto a portare la luce al mondo, quando specialmente ha compiuto quell'azione per dare la vista all'uomo cieco dalla nascita. Gesù dice anche: io sono la porta delle pecore. Lo troviamo in San Giovanni capitolo 10, versetto 7 e 9. Io sono la porta delle pecore, cioè chiunque entra per mezzo di me sarà salvato. Quanto è interessante questa immagine, perché la porta è il mezzo attraverso il quale si accede all'ovile. Ebbene, Gesù chiama se stesso la porta. Possiamo essere sorpresi che Gesù si paragoni a una cosa, a un oggetto. Io sono la porta. Non è che non dovremmo essere sorpresi. Egli è l'unico modo per raggiungere il Padre. Egli è l'unico intermediario della salvezza. È l'unico che dobbiamo attraversare per accedere al Padre. Per questo io sono la porta, dice Gesù. Io sono la porta, io sono la porta delle pecore, io sono la porta dell'ovile. E poi in questo senso dobbiamo intendere tale espressione così carica di significato. Io sono il buon pastore, uno dei riferimenti più forti e chiari di Gesù. Io sono il buon pastore, che è nel capitolo 10, versetto 11-14. Ricordiamoci che Gesù non ha inventato questa immagine, che è già stata usata nell'Antico Testamento. Già dai libri dei profeti, per esempio il profeta Ezechiele, parla di Yahweh, Dio, che è il pastore del suo popolo, di Israele, di fronte a falsi pastori e ai cattivi pastori che il popolo di Israele aveva avuto. Vedete, Dio si proclama il pastore del suo gregge, il pastore del suo popolo, Israele. Ma Gesù usa questa espressione molto significativa. Io sono il buon pastore. E poi la svilupperà. Il buon pastore dà la vita per le sue pecore. Non è come il salariato. Il salariato è colui che riceve un salario, ma non si sente legato alle pecore. Quindi, quando vede il pericolo, fugge. E Gesù dice: io sono il buon pastore perché do la mia vita per le mie pecore. Che espressione significativa, così piena di contenuto. Gesù dona la vita, Gesù dà la vita. Ricordiamocelo con queste attribuzioni che ascoltiamo nel Vangelo di San Giovanni e avranno un rapporto molto stretto di Gesù con noi. Gesù descriverà come vuole che sia la sua relazione con noi. Troviamo anche nel Vangelo di San Giovanni che Gesù dice: io sono la risurrezione e la vita. Ma cosa è successo a Gesù per arrivare a questa rivelazione? Ha risuscitato il suo amico Lazzaro. Gesù era molto vicino alla famiglia di Marta, Maria e Lazzaro e mandarono a dire che Lazzaro era malato. Quando Gesù arrivò a Betania, Lazzaro era già morto e Gesù piange per il suo amico.
La loro amicizia era molto affettuosa. Gesù, profondamente umano, piange per colui che amava. E i giudei dicono veramente quanto lo amava. Ma Gesù appare alla tomba di Lazzaro e ordina a Lazzaro di uscire, di andarsene da lì, e uscì. Lazzaro legato piedi e mani. Ora dunque, ciò che notiamo qui è che Gesù ha compiuto un'azione veramente profetica, cioè un'azione che annuncerà la propria risurrezione. E proprio come conseguenza di questo gesto significativo, Gesù dirà: io sono la risurrezione e la vita. Guardando questi titoli, io sono, con questi titoli, Gesù sta rivelando, è un'autorivelazione. Ci sta dicendo chi è. Io sono la risurrezione e la vita. Colui che crede in me, anche se morto, vivrà. Questa importante rivelazione ebbe luogo proprio a Betania, dopo la risurrezione di Lazzaro. E, naturalmente, è un'anteprima, un assaggio di quello che sarà la sua risurrezione. Con questo segno, con queste parole, Gesù anticipa ciò che ci accadrà, ma ciò che accadrà prima Lui, cioè la sua stessa risurrezione, di cui ci renderà partecipi. Sentiamo anche in tutti questi passaggi che c'è un'identità tra Gesù e una realtà misteriosa, un'immagine che si realizza a livello divino e secondo una verità superiore alla realtà terrena. Allora indicano anche la sua divinità, la sua divinità. Io sono. Solo San Giovanni si concentra nella persona di Gesù e in tutte le promesse divine. Lì troviamo la realizzazione di tutte le promesse divine, di tutte le speranze messianiche e soprattutto la vita. Ma dobbiamo stare molto attenti a non confondere il significato dell'espressione, perché io sono, che incontriamo nel Vangelo di San Giovanni, non dicono che Gesù dice io sono Yahweh, non dicono che Gesù dice io sono il Signore. Questo significherebbe mettere un altro Dio di fronte all'unico Dio. Non che Gesù stia dicendo io sono Yahweh. Il significato che Gesù gli dà è il seguente: io sono e agisco nello stesso modo in cui Dio è e agisce. Questo è ciò che Gesù intende quando dice io sono. Io sono e agisco nello stesso modo in cui Dio è e agisce. Si rispetta poi sempre la differenza tra l'io sono assoluto di Dio e l'io sono di Gesù. C'è differenza. Non è che Gesù stia dicendo io sono Yahweh. Ora, allora, parla Lui. Parla come Dio, sì. Dà come Dio. Ma parla perché è stato mandato. E dà perché gli è stato dato. Così troviamo questa relazione che non si esaurisce mai, anche se non finisce mai, dobbiamo tenerla a mente, la distinzione tra il donatore e chi riceve il dono. Lo vediamo chiaramente nell'espressione di Gesù. Allora saprete che io sono e che non faccio nulla da solo. È nel capitolo 8, 28, come avevamo già accennato. Allora sapranno che io sono e che non faccio nulla da solo. Un mistero insondabile, quindi, è il rapporto tra il padre e il figlio. Un mistero che non può essere compreso appieno. Quando Gesù parla di questo io sono, sta parlando della relazione molto stretta con il padre, tanto da fare tutt'uno con il padre. In effetti Gesù non è la rivelazione di due dei, ma di un vero Dio. E qui intendiamo in tre persone diverse: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sì, la rivelazione del Dio Trinitario è la base di queste espressioni che troviamo in Gesù. Io sono. Gesù ci sta rivelando la sua identità divina senza metterci se stesso davanti a Yahweh come un altro Yahweh. No, non è un altro Yahweh, non è un altro Dio, è lo stesso Dio, ma
una persona diversa. Questo è Gesù, una persona diversa dal Padre. Quindi comprendiamo questa rivelazione che è rivelazione biblica e cerchiamo allora di innamorarci di più di Gesù, perché conoscere Gesù deve portarci ad amarlo di più e certamente amare di più Gesù deve portarci a seguire in maniera migliore, più impegnato nella nostra vita cristiana. Ebbene, questa è la conoscenza di Gesù che abbiamo acquisito in questa caratteristica che il Vangelo di San Giovanni ci presenta, ci porta a seguirlo in maniera più impegnata, a seguirlo in modo più gioioso e più decisa.